Quindi che è stato, basta, ricominci da tre. Da zero, eh? Da zero. Ricominci da zero. No signor, ricominci da tre. Ricomincio da tre. Con Fabio Calvari e Giulia Costantini. Quelli di Facebook sanno già chi è, sì. Tutti gli altri invece li indottriniamo, senti come parlo bene oggi, con una scheda che ce lo presenta subito. Sesso. Uomo. Età. 29 anni. Professione. Attore. Segni particolari. È stato uno dei protagonisti della fiction I Cesaroni. Dicono di lui. Ha una passione sfrenata per il mare, tanto da prendere il brevetto da subacqueo e praticare barca a vela. Dice degli altri. Walter Masetti, il personaggio da lui interpretato da anni, non aveva più nulla da dire. Ha avuto un inizio ed è giusto che avesse una fine. Nome. Ludovico. Cognome. Fremont. Mm-hmm. Yes. Perché Ludovico, direttamente dall'Argentina, sì, vabbè, so, c'entra niente. Dovrei sparare un pochino così, se ero dell'Argentina. Esatto, sì, è proprio un po' Maradona. È un poco... Ho un pochino di sangue maradonense. Maradonense, ce l'abbiamo. Tra le altre cose, aspetta, prima di presentare tutto il resto della ciurma, che è tanta, ieri hai compiuto 29 anni. Esattamente. Ma porca miseria, non ti abbiamo fatto neanche la festa. Niente. Niente, porca. Ah, grazie. Ah, ce la caviamo così, con due applausi registrati noi. Bene. Cioè, a Ludovico, al minimo, adesso tu, che sei lì in regia, caro il nostro Stefano e Pietrantonio, dovresti minimo andare qui vicino e comprare qualcosa che costi non meno di 200-300 euro con i tuoi soldi. No, adesso, vieni qua, dopo, prima. Allora, Ludovico che è insieme alla sua baby. Esatto. Baby che sta dormendo in questo momento. La vogliamo far sentire? Sì, certo. Baby. Tu hai il modo per farla salutare, vediamo un po'. Perché, un attimo, aspetta un attimo, perché è un cane buonissimo, devo dire. Sì. Tranquilla, eccola qua. Ecco. Questa era Baby, non era Ludovico, perché tu lo può anche in qualche modo. E poi abbiamo oggi anche la mamma abbiamo, esatto, qui. Esatto, oggi mi sono portato praticamente la famiglia, le mie donne di casa. Le mi sono portato. Donne di casa. Sì, no, perché gli abbiamo detto, se vuoi venire a Radio Manamanà devi essere accompagnato da almeno un genitore. Quindi, esatto. Quindi sono accompagnato da. Ma per infermità mentale, per questo. Allora, Ludovico Fremont, così? Exactement. En français? En français. Perché il francese non ne so nulla, però ho studiato molto sul tuo cognome. Allora, Giulia, so che volevi ringraziare Ludovico per aver accettato di essere qui e soprattutto aver firmato quello che devi firmare per poter essere qui. No, perché Ludovico, grazie, Ludovico. Ludovico ha detto che noi mandiamo avanti le belle ragazze per convincere a fare le cose. Questa non è Baby, eh? No. Assolutamente, no, è calma e tranquilla, anzi, sta dormendo. Forse non gliene frega niente di quello che stiamo dicendo. No, mi sembra molto interessata invece, guarda. Ti guarda. Allora, sapete che per essere qui a Manamanà bisogna firmare una liberatoria. Ovvio. Esatto. No. Abbiamo mandato avanti Giulia, perché sì, così tutti quanti dicono sì. Esatto. Esatto. Allora, mo adesso, Ludovico, lo so, purtroppo se avessi fatto io i Cesaroni, avrei parlato io dei Cesaroni, però dobbiamo parlare un attimo. A un certo momento hai detto basta, perché il tuo personaggio non aveva più niente da dire, cioè era arrivato alla fine, secondo te, o non ti interessava più? No, penso che abbia avuto un percorso, è stato, diciamo così, parte integrante di 4 serie dove ha raccontato tramite le parole degli sceneggiatori un percorso, un suo percorso, e poi mi sono reso conto che andando avanti si stava esaurendo sempre di più, per quanto io mi manca tantissimo il set di Cesaroni, mi manca tantissimo i miei colleghi, ed è stata, ripeto, un'esperienza formidabile che mi ha consentito di arrivare a una popolarità che mi sta dando molto. Anche e quindi bene. Ringrazio davvero comunque il set di Cesaroni, perché per me è stata una tappa fondamentale comunque della mia carriera. Anche perché più che successo, cioè, è veramente una Cesaroni mania, cioè è stato un evento importantissimo. Esplosione di tutto. Esplosione ci di sono tutto. Stati giochi da tavola, diari, quaderni, borse, tutto di più. Sembrava un po', sì, più che altro è un po' all'americana è stata è affrontata vero. Questa cosa col merchandising, quindi una cosa grossa, una cosa seria. Grande, una cosa grande. Va bene, ma si va avanti. E tra le altre cose, poi adesso parleremo di una cosa importante che ci sarà il 2 ottobre su Canale 5. Ho detto bene 2 ottobre, vado a memoria, eh? Esatto. Guarda, so tutto, porca miseria, delle volte mi faccio paura da solo. Vabbè, l'ho letto, ho ripassato due minuti fa praticamente, per non fare brutte figure. Parleremo di una cosa molto importante che ci sarà il 2 ottobre, dicevamo, su Canale 5. Però so che a te piacciono i Guns N' Roses. Adoro i Guns N' Roses. Guarda, facciamo una cosa, per caso, quale vorresti sentire dei Guns N' Roses? A me piacerebbe tantissimo sentire Paradise City.
Guarda, delle volte la coincidenza. Porca miseria, guarda. È qui, eh. Questo è il mio regalo di compleanno, grazie. Il nostro regalo di compleanno per Ludovico Fremont. Ci ascoltiamo i Guns N' Roses, Paradise City. Che è stato Buster, ricominci da tre. Da zero, eh? Da zero, ricominci da zero. Allora, tra un po' parleremo di un film che ha girato. Quanto tempo fa abbiamo finito di girarlo questo film? 15 anni fa, però perché sai. Aspetta che adesso aprono anche il microfono. E non lo vedevi? Lo sai che c'è, però. Sono piccolo, ma insomma. Ci sono anche io. Appunto, sì. Per il discorso che facevamo prima, no? Sì. Del fatto che quelli piccoli guardano il mondo dal basso verso l'alto. Anche perché il tuo ufficio stampa, che io conosco molto bene, è alto 2,50 metri. Ci compensiamo. Silvia, che è qui, esatto. Con noi, che saluto. È alta 6 metri. Esatto. Quindi, ecco, ci compensiamo. Quanto tempo fa è stato girato questo Due film? Anni fa. Due anni fa, allora, si chiama l'affondamento del Laconia, ne parliamo tra pochissimo. Intanto diamo la linea. Che è stato Buster, ricominci da tre. Così perché deve essere molto impegnativo. Guarda, peccherò di presunzione, però a me quando ci sta da sguazzare nei salti, nelle cose, sì. Rotolarsi per terra, esplosioni, io mi diverto. Io sì. Il mio sogno sarebbe stato lavorare con Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone. Adoro i film d'azione, esplosioni e cose. Vabbè, allora facciamo una cosa, diamo fuoco alla radio e... Siamo ancora Ludovico Fremont. Vi ricordo il 2 ottobre, prima serata su Canale 5, l'affondamento della Laconia. E Michael Jackson, Beat It. Questo abbiamo trovato per il momento. E in bocca al lupo ancora. Grazie Ludovico. A voi, ragazzi. Grazie. Siete stati carinissimi. Grazie. Buon lavoro a voi. Grazie. Ciao Ludovico, grazie. Che è stato Buster, ricominci da tre. Da zero, eh? Da zero, ricominci da zero. No, signor, ricominci da tre.